Ciao a tutti, ben arrivati in un nuovo video Svuota la spesa, dedicato a Lidl. In particolar modo, come avrete letto dal titolo, è stata una spesa quasi gratis, perché insomma, ve ne avevo già parlato in un vlog, però insomma chi mi segue su Facebook già lo sa. A febbraio avevo partecipato a quei concorsi, insomma, dove voi mandate il messaggino, avevo acquistato due prodotti della linea di San Valentino, avevo speso più di 25 euro e ho detto vabbè, mando il messaggio, ma così tanto per mandarlo, e avevo vinto. In particolar modo ho vinto un buono da 50 euro di spesa. Quindi ora sono le 9 del mattino di lunedì, è iniziata la settimana americana. Vi avevo già girato il video sfoglia volantino nei giorni passati. Vado principalmente per prendere alcune cose della settimana americana e altre, insomma, che mi servono per casa, perché mi manca un sacco di roba. Quindi vi farò vedere come ho utilizzato questo buono. Volevo insomma dirvi che l'ho vinto, insomma, non mi è stato né mandato dall'azienda né altro, insomma, se dovesse mai che succedere ve lo direi senza troppi problemi. Quindi vado a utilizzare il mio buono e eccoci qui. Allora, sono tornata alla spesa, mi sono messa un attimo in versione casalinga perché fa un caldo, ragazzi, che non ve lo sto a dire. Comunque, allora, praticamente la mia spesa totale sarebbe stata di 50,56 euro. Sono andata armata di calcolatrice. Diciamo che in questo video prevalentemente vi farò vedere la spesa della settimana americana, perché ho fatto due spese separate. Una che ho fatto ieri per quanto riguarda la roba di scatolame, perché avevo paura che molte cose che mi interessassero di non trovarle stamattina, e lo scontrino di ieri è di 19,39 euro. E ho preso anche altre cose, però insomma ve la mostro comunque. E per quanto riguarda invece la spesa che ho fatto oggi, che appunto è quella di 50,56 euro, col quale ho utilizzato il buono, ho preso diverse cose, nel senso che ho comprato tantissima carne da congelare, perché così almeno ho fatto un po' di scorta. Ho preso insomma cose veramente più di scorta per me, quindi diciamo principalmente in questo video vi mostrerò quello che è stato la spesa per quanto riguarda la settimana. Iniziamo subito con quello che mi avete tipo segnalato su Instagram e su Facebook in tantissime, non appena avevate visto il volantino, insomma già quando si può vedere le cose che vanno di lunedì per quanto riguarda proprio le offerte non dedicate al cibo. In tantissime mi avete segnalato, sapendo della mia grandissima passione per le latte, insomma, per chi insomma mi segue da poco, è la prima volta che sto guardando un mio video, non so bene di cosa sto parlando. Io in particolar modo sono tipo impazzita quando ho visto questo volantino, c'erano queste. Allora, partiamo dalla prima. Venivano 1,99 euro, quindi a maggior ragione ne ho approfittato immediatamente. Ho preso la prima, questa qua, che è fatta con le ciambelline con lo stile dei Simpson, bellissima. La cosa che mi piace tantissimo è che i disegni sono in rilievo. Questa è diciamo, quella che secondo me è veramente la più bella di tutte quante, e sicuramente le metterò in vista. Ora sto un po' pensando come sistemarle in cucina, vi farò poi vedere quando girerò l'update del kitchen tour, che prima o poi girerò. E quindi questa è la prima. La seconda che ho preso invece è questa qua, con la scritta Candy Shop, con disegnato il gelato, il cupcake e un'altra ciambella. Anche qua sono in rilievo i disegni, bellissima. E ce n'era anche un'altra versione fatta sull'azzurrino con la scritta coffee, però non mi faceva impazzire, non l'ho presa. E infine ho preso questa qua, che è con disegnati cookies americani, qua scritta appunto American Cookies, fatta però a forma cilindrica. Poi, sempre per quanto riguarda le cose che erano in promozione oggi, ho preso questi due bicchieri qua della Coca-Cola, che ho pagato 2,99 euro. In particolar modo ho preso questa fantasia qua, perché già nella precedente settimana americana dell'anno scorso erano andati bicchieri della Coca-Cola in promozione, e in particolar modo avevo preso il duo di questi qua, che potete trovare anche questa volta qui. Forse mi pare che ce ne siano tre nella confezione anziché due, a differenza della volta scorsa. E un'altra fantasia, sempre per quanto riguarda dei bicchieri fatti un po' strani, però fatti diciamo a forma scampanata. Ho preso, e vado veloce,
i pancake, perché non possono mancare. Ne ho preso solo una confezione perché scadono il 14 luglio. Volendo si possono anche congelare, insomma io l'altra volta li ho congelati. Sono 3 e 3, ve ne avevo già parlato nel video sfoglio il volantino per quanto riguarda i consigliati della settimana americana, che vi lascio qua sopra e nell'info box. Poi ho preso questa qua, che era la salsa Caesar, non l'ho mai provata questa qua, sono molto curiosa, è da utilizzare anche nelle insalate, insomma, credo si possa utilizzare volendo anche con la carne. Condimento liquido per insalate con latticelle, formaggio, pasta dura grattugiato, prodotto pastorizzato, eccetera eccetera eccetera. Io l'ho messa in frigo perché fa veramente caldo, quindi in teoria andrebbe in frigo da una volta aperta, però io l'ho già messa in frigo. Poi, ottima, questa qua l'ho già provata ieri, come potete ben vedere, ho preso questa salsa al barbecue versione whisky, buonissima, cioè io il whisky non lo sento, però è veramente ottima. L'ho mangiata ieri appunto con la carne, dato che la volevo, dico, bella, sta, ho già dato che l'ho già comprata, è veramente buona, infatti oggi ne ho presa un'altra da tenermi di scorta in casa perché merita tantissimo. E ho preso da provare, questi qua veramente, anche questi non li ho mai preso, questi due yogurt qua, che sono il gusto chocomuffin al cioccolato e il gusto cookies. Sono due yogurt interi, sono 150 grammi di prodotto, questi qua scadono anche questi qua a metà luglio più o meno, e li ho pagati questi qua 49 centesimi l'uno, mentre per quanto riguarda la salsa 1,29 questa salsa barbecue, 99 questa qui e 1,49 i pancake. Per quanto riguarda i surgelati, ho preso l'American Style Snack Box, che è questo qua, composto dagli anelli di cipolla, il mozzarella stick e chili cheese nuggets, che sono questi qua, pagate 3,49 se non mi ricordo male, e è già vuota, nel senso che ho già messo il contenuto in freezer. E ho preso anche la busta, quella grossa di anelli di cipolla, ho pagato un paio di 1,29 euro, però non la sto a ritirare fuori perché veramente fa caldo. Ho preso poi, che non l'ho mai assaggiata, le chicken wings milled, che sono praticamente delle alette di pollo condite con spezie piccanti. Vediamo, insomma, ho sempre preso le chicken wings, quelle insomma che vendono da Lidl, ora non mi ricordo la marca, che mi sono sempre piaciute, ho visto queste qua, proviamole, queste qua ho pagato 2,49 euro se non mi ricordo male. Poi, per quanto riguarda sempre settimana americana, di cose prese però, per quanto riguarda ieri, le cose che ho preso ieri, sto grondando piano piano, ho preso i Crunchy Clusters, che sono praticamente questo muesli croccante con lo sciroppo d'acero e le noci pecan, che sono questo qua. Sono molto curiosa di provarlo, sono 600 grammi di prodotto e questo qua l'ho pagato 2,49 euro. Poi ho preso, che non li ho mai assaggiati ma ero molto curiosa, i marshmallow, spero che mi piacciono, non li ho mai mangiati, non so, mi incuriosivano, mi facevano fantasia, ne sento sempre parlare stra bene e li ho presi, mi pare anche questo 1,29 euro direi, esatto 1,29 euro. Poi ho preso i bagel, sia semplici, diciamo quelli classici, che quelli ai 5 cereali, che sono questi e questi. Questi hanno una scadenza abbastanza lunga perché scadono a fine agosto, quindi per quello ne ho deciso di prenderne due confezioni di due tipi diversi. Questi qua li ho già assaggiati, quelli classici sono buonissimi, quelli 5 cereali non li ho ancora mai provati, pagati 99 centesimi l'uno. Poi ho preso due cubetti di queste patatine qua, chili lemon, buonissime, praticamente sono tipo Pringles al lime e peperoncino, buonissime. Queste qua le ho pagate 1,19 euro, ma le valgono tutte, cioè, ho preso due tubetti appunto perché una tira l'altra. Poi ho preso lo sciroppo d'acero da tenermi di scorta perché quello che ho in casa è quasi finito, l'hamburger, la salsa per hamburger alla cipolla, mi incuriosiva, questa qua non l'ho mai provata, devo dire la verità, però siccome spesso e volentieri mi capita di farli in casa, gli hamburger, mi sono detta prendiamola, insomma, da metterci all'interno, è grossissima perché sono 490 ml di prodotto e questa qua l'ho pagata 1,29 euro. E infine, direi di sì, ho preso questo succo ai mirtilli rossi, che ho pagato 1,29 euro anche questo qua l'ho preso oggi perché mi mancava un pezzettino di
un piccolo tot per arrivare al quantitativo. E niente ragazzi, io il resto per quanto riguarda carne, salumi e altro che ho preso, proprio ho preso le solite cose, i miei cereali, il caffè eccetera, non ve li sto a mostrare perché sarebbe un video veramente ripetitivo, insomma gli altri svuoto spesa, diciamo che ho preso le cose standard che prendo nella settimana, l'insalata, qualche mozzarella eccetera, quindi niente di particolare, non voglio dilungarmi troppo. Io spero di esservi stata utile per quanto riguarda la settimana americana soprattutto. Vi mando un bacio grosso e al prossimo video.